filosofia analogica si occupa della dimensione reale dell'individuo, mentre la fisionalogia della dimensione metafisica sta bene, ma va bene per le persone esperte come siete già oggi voi, ma non potete dire la stessa cosa di fuori a qualcuno, non lo capirebbe mai. Allora glielo facciamo capire, la differenza è in questo modo: la filosofia analogica si riferisce a questo assioma: felice è chi persegue i propri sogni in libertà e in pace con la propria coscienza, perché se non riesce a perseguire i propri sogni in libertà e in pace con la propria coscienza, si creano i problemi legati alla felicità e al benessere, e questi problemi legati alla felicità e al benessere è appunto il malessere sintomatico, inteso come ansia, angoscia, paura, panico. Quindi infelicità. La filosofia analogica tende a far sì che la persona sia felice nel vivere la sua vita. Mi dici poco, insegna alle persone come essere felici, la filosofia analogica. Come si creano e si risolvono, perché studia come si creano e come si risolvono i problemi legati alla felicità e al benessere. La visione analogia invece ha questa parola chiave, perché stiamo parlando di parole chiavi che indicano, diciamo così, la disciplina. La visione analogia ha questa parola chiave: se io non risolverò il mio problema, finirò per ammalarmi. Questo è l'assioma della visione analogia. Quindi l'assioma della filosofia analogica è: felice è chi persegue i propri sogni in libertà e in pace con la propria coscienza. La parola chiave della fisianalogia è la seguente: se non risolvo il problema, finirò per ammalarmi. Di malattia funzionale o di malattia organica? Quindi abbiamo come si creano e si risolvono i problemi legati alla malattia organica e funzionale. Ecco. Esatto, ma basta dire questo termine. Noi sappiamo, se poi vuoi scendere poi più in particolare, che la filosofia analogica si occupa della dimensione reale dell'individuo, ossia come difendersi dai personaggi che ci fanno soffrire la nostra vita. Ecco, mentre la fisionalogia come difendersi dalle malattie. Questa è la differenza che porta poi a un'applicazione metodica diversa a seconda se stai trattando fisianalogia o filosofia analogica, perché la filosofia analogica può portare la persona a certamente all'infelicità. E come avviene questa infelicità? Due punti, anzi, sono alla infelicità, diamo il negativo, e al malessere sintomatico. La filosofia analogica studia come non cadere nella infelicità e nel malessere sintomatico. La fisioanalogia ci insegna e ci protegge come non cadere nelle malattie organiche e funzionali, e qualora ci sei caduto, come uscirne fuori? Sia nella filosofia analogica, trattando se sei infelice la felicità, e se hai il malessere è sintomatico, abbattere il malessere sintomatico e trasportarti nel benessere. Trovate scritto scissione 1. Questo è molto importante, perché la scissione 1 è il tipo di scissione che viene attuata nei confronti del simbolo reale, ossia della persona facente parte della dimensione reale. La scissione 2 di tipo A e B invece fa parte della fisioanalogia ed è la rimozione non effettuata nei confronti della persona reale, ma del personaggio immaginario, quindi una collisione di avatar, una collisione di simboli, è la causa dell'infelicità e del malessere,
o la causa, in fisiologia, della malattia organica funzionale. Perché se noi trattiamo malattia è fisiologia, se noi trattiamo sintomo è filosofia analogica, se noi trattiamo l'infelicità è filosofia analogica, ma se noi trattiamo malattia organica o malattia funzionale è fisiologia. E che cosa cambia? Beh, cambia molto. La parola chiave della fisioanalogia è sventura, sia nella 2A sia nella 2B. E mettiamoci d'accordo, è importante questa cosa. Quindi praticamente la fisioanalogia ti insegna a capire quali sono i concetti della formazione del problema malattia e poi come intervenire a risolverlo, decomprimendo. Non curando, poi lasciamo la cura al medico, noi non curiamo praticamente, attenzione, se curare si intende darsi, sì, ma non curiamo in senso allopatico, noi curiamo allora in senso olistico curiamo, ecco, posso dire, ci occupiamo del benessere della persona e della felicità della persona, perché se c'è felicità non ci sono malattie, questo è il punto da definire che è molto importante. Il bene e il male è un herpes sempre presente in noi, quindi nella dimensione reale c'è positivo e negativo che entrano in gioco tra di loro negli opposti elementi, mentre nella fisioanalogia c'è il male e il bene, quindi l'herpes in sostanza che si presenta e il rapporto di fisioanalogia non è con il genitore naturale causa dei nostri problemi. Ricordate, tra mamma, papà e te stesso, a chi attribuisce la causa dei piccoli grandi problemi, ma è praticamente nei confronti dell'ente supremo, che inevitabilmente rappresenta la mutazione dell'ente giudicante. Quando noi diciamo la giustizia ha fallito, ma quella divina non fallirà, diamo per scontata l'esistenza di un ente superiore come il gladiatore che dice o in questa vita o nell'altra io mi vendicherò, in sostanza è presente in noi sempre. Il genitore diventa supremo e quando il genitore muore e diventa supremo raggiunge un potere immenso che non hanno i genitori in vita, che hanno un potere grandissimo lo stesso. Il genitore morto ha più potere di un genitore in vita, perché entra nel trascendentale.